Vetrate scorrevoli sono legali? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi voglio rispondere a questa domanda: se per vetrate scorrevoli sono legali, intendiamo la chiusura magari di un porticato, di una loggia, quindi un terrazzo, un balcone, tutti quei casi dove vogliamo andare a aumentare la cubatura della casa ottenendo una stanza o una zona in più da poter abitare, da poter vivere. E proprio perché andiamo praticamente a creare e ampliare la cubatura della casa, queste vetrate non sono legali, cioè ovvero sono legali se viene chiesto un permesso. E occorre rivolgersi a un tecnico o al proprio comune, vedere le disposizioni in materia comunali, ma generalmente tutte queste tipo di vetrate, anche se ci sono aziende che ti dicono che non servono nessun permesso, che sono legali perché sono dei pannelli in vetro scorrevoli, perché si apre tutto, ti posso assicurare che così non è. Quindi occorre sempre chiedere un permesso. L'unico caso dove lo puoi fare senza permesso è se tu monti una tenda, perché una tenda è considerata un altro tipo di elemento, non è una chiusura vera e propria, ma sia che stai facendo delle vetrate scorrevoli, sia che le stai facendo impacchettabili, ossia che le stai facendo fisse, in tutti questi casi serve permesso. Alcuni obiettano già dicendo: sì, ma quando io la apro si apre tutta, è come se non ci fosse. Sì, è proprio nello spirito di una finestra, che solitamente una finestra è apribile per poter dare aria, quindi è normale che sia così, ma quando la chiudi vai a creare un vero e proprio ambiente, quindi aumenta la cubatura della casa. Bisogna vedere soprattutto anche se la cubatura nella casa è disponibile, se la vetrata non è troppo vicina al confine e tanti altre cose. Se ti occorre una consulenza per acquistare le tue nuove vetrate per chiusura di un balcone, di un terrazzo, di un portico, ti puoi avvalere del servizio di consulenza con sistema Bisacchi che ho ideato, e puoi trovare le informazioni su www.blogbisacchi.it. Ti potrò aiutare nella scelta migliore e magari di avere un'accortezza appunto sul discorso della legalità o meno della cosa, perché qualsiasi venditore te le vorrebbe vendere a tutti i costi, ti dice non c'è nessun problema, ma poi cosa succede? Che la vetrata te la monta, te la installano e se arrivano i problemi sono i tuoi, perché se monto una vetrata senza permesso equivale a un abuso edilizio uguale un problema penale, quindi nemmeno civile, è una cosa veramente grave. Con questo spero di averti aiutato, ciao e al prossimo video.